Dal Festival di Sanremo a Cicciareccio. Ecco i protagonisti. Partiamo subito con questa avventura che sa di miele. La regina dell'estate che vuole prendersi lo scettro dell'inverno. Mi piace questa cosa. Bello, ci sta lo scettro dell'inverno con un po' di miele. Non è male. Sì, ed è una canzone dal sapore dolce amaro. Dici, ok, c'è il miele, ovviamente, che ci fa pensare al dolce, però questa lama mi fa pensare alle mattine quando faccio colazione col miele, che poi lecco il coltello. Esatto, proprio così, esatto, che ci rischio di farsi male, perché effettivamente questa canzone nasce molto romantica, ma al contempo si sente un po' quella sottile sofferenza di questo amore che è partito e si spera tantissimo di questo ritorno. Per cui sì, c'è questo dolce amaro. E senti, miele ovviamente farà parte dell'album che tu hai chiamato cortometraggio. In realtà potremmo chiamarlo Colossal, no? In realtà, perché la tua vita artistica è davvero piena di tanti avvenimenti e di tante avventure, no? Sì, allora, cortometraggio è nato appunto dall'idea, perché spesso e volentieri durante le mie date del tour live mi piace definire alcuni dei brani che ho scritto proprio dei cortometraggi musicali che si ispirano ad un genere piuttosto che un altro. E allora, partendo proprio dall'idea di una scaletta di un tour dove si sente tanta varietà di stili e di generi, io ho detto voglio fare un album così, molto versatile. Ci deve essere dentro tutto, deve racchiudere con dei brani inediti un po' la sostanza di quello che comunque si è già sentito in tutti questi anni. Miele ovviamente la chicca, perché comunque risulta essere quel brano totalmente differente, e anche tutti gli altri brani sono completamente differenti tra loro, però ci sono quelli diciamo più tradizionali, introspettivi, quelli un po' più rock, c'è un po' di tutto. Bello, bello, come la nostra vita, come la tua vita, no, in realtà. Sì, sì, poi oltretutto cortometraggi anche, c'è un brano molto bello, molto intenso, che si intitola Federico Fellini. Ho voluto fare anche questo omaggio a un grande regista. Mi ha ispirato, diciamo, questa cosa del cinema, di fare una cosa un po' cinematografica anche sulle grafiche, perché poi alla fine tutto sommato il mio cognome è un cognome di un grande regista, anche se non siamo parenti, non ci sono gradi di parentela, però sin da quando ero bambina mi ha incuriosito tantissimo questa cosa, per cui affascinata dal cognome mi piaceva guardare i film di Marco Ferreri, quelli di Federico Fellini, e per cui mi è rimasta un po' questa cosa e ad oggi finalmente un album. Finalmente, allora, continuando a leccare questa lama che sa di miele, saluto Giusy Ferreri da Cicciareccio, un bacione grande. Però la metafora della colazione, l'ho beccata. Sì, cara. Sì, assolutamente. E io, guarda, ti posso effettivamente confermare che vado ghiotta di fette biscottate con spalmate di miele. E... Grazie, Giusy. Ciao, a presto, ciao, a tutti, ciao. Buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Da Sanremo a Cicciareccio, i protagonisti del 72esimo Festival.